Buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, l'addio di Renzi al Partito Democratico con la nascita di Italia Viva agita la politica, che era già insomma ben agitata di suo dopo l'agosto della crisi. Renzi ha annunciato che saranno di Italia Viva una quarantina di parlamentari, poi cifre tutte poi da vedere nel dettaglio, 25 deputati e una quindicina di senatori, e questo è il dato più rilevante perché ovviamente in Senato i numeri per la maggioranza non sono così tranquilli come invece avviene per la Camera. Molte le reazioni, alcune di alcune vi abbiamo già detto ieri. Intanto c'è il Premier Conte che insomma esprime le sue perplessità sulla tempistica della decisione di Renzi. Insomma, il PD, ha detto a Zingaretti, avrebbe dovuto dirmelo prima, quando ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Zingaretti ha già parlato, oggi c'è anche un'ampia intervista al segretario del PD, che dice insomma quello di Renzi dal mio punto di vista è stato un errore, adesso dobbiamo avviare la ricostruzione del Partito Democratico. Di Maio ha sentito al telefono Renzi e gli avrebbe detto c'era già un Matteo, riferendosi a Salvini, che ogni giorno mi creava dei problemi e quindi adesso non voglio pensare a tensioni di alcun tipo. Salvini dal canto suo, a proposito della decisione di Renzi, ha detto cosa non si fa per salvare la poltrona. Vi riproponiamo, per così dire, un'antologia del Renzi pensiero. Matteo Renzi. Signori, se io divento segretario, la prima cosa che rottamiamo sono le correnti. Rottamiamo le correnti. Chi pensa che la classe dirigente di questo centro-sinistra in questi anni abbia fatto bene, credo faccia molto bene a scegliere Pierluigi Bersani. Chi ha voglia di cambiare, credo possa scegliere noi. Beppe, caro Beppe, 7 miliardi a mezzo alle banche, l'avete esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming, questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone, smettila su questo tema, c'è bisogno di affrontare le questioni reali, è finita, buona giornata, è stato un piacere vederti. Nel caso in cui perdessi il referendum, considererei conclusa la mia esperienza politica. Facendo, credo, un gesto di coraggio, ma anche di dignità, io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Il Partito Democratico è il più grande partito della sinistra europea. E che cosa fa? Discute di una scissione sulla base delle seguenti parole. Se il segretario non farà il congresso prima delle elezioni, sarà scissione. Il PD è casa mia. Non sono andato via quando ho perso delle primarie in modo stravagante. Non sono andato via quando ho vinto delle elezioni con il 41%. Non sono andato via quando mi hanno fatto la guerra due volte dopo aver vinto col 70% le primarie. Perché devo andare via da casa mia? Io non sono mai scappato di casa, nemmeno quando avevo 15 anni. Io al tavolo non mi siedo né con Zingaretti né con Di Maio, voglio essere chiaro. Ok? Per me vale il programma di governo. Tutti a dirmi, ma tu vuoi staccare la spina? Caspita mia, l'ho messa io dentro la spina. Ora, fatemela, che piglio la corrente a levare le interconnessioni.
Ecco, l'ultima battuta che ben spiegava la posizione di queste ore dell'ex Premier ieri durante Porta a Porta. Voglio presentarvi i nostri ospiti. Intanto do il benvenuto all'onorevole Gianfranco Librandi del Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Nella cui casa ieri sera si sono riuniti i parlamentari d'Italia Viva. Poi ci racconterà, perché il racconto è gustoso, ovviamente ci dirà quello che ritiene si possa dire. Allora, bentornata la senatrice Lucia Borgonzoni della Lega. Buongiorno. Candidata a governatore dell'Emilia Romagna, ma si vota a novembre, gennaio, quando si voterà? Ah, non so, questo dovremmo chiedere, forse lo sa di più Librandi, è il Partito Democratico che deve decidere. Cioè Bonaccini, l'attuale presidente voto, sì. Della regione. Sì, sta diventando un po' ridicola questa cosa, però spero che presto lo scopriremo. Lo scopriremo. Il bentornato a Corradino Mineo, giornalista con un passato da parlamentare nel PD in Sinistra Italiana, e un bentornato, contento di averlo oggi a Roma, Paolo Crepè, psichiatra e saggista. E voglio cominciare da Crepè, no? Perché, insomma, quello di Renzi, adesso abbiamo visto una piccola sintesi delle tante cose che ha rappresentato e ha detto in politica Renzi, è inascoltabile. No, inascoltabile. Non lo so, comunque. No, insomma, nel senso che fa paura quest'Italia. Cioè, fa paura un'Italia in cui il lunedì si dice una cosa, martedì se ne dice un'altra, mercoledì se ne dice un'altra ancora. Cioè, minimo, cioè, l'autorevolezza che la politica dovrebbe avere si basa sulla coerenza, si basa sugli statement, come si dice in inglese. Cioè, io dico una cosa perché è il mio pensiero e non è una brezza di Ponente. Mi spiego? È una cosa su cui io credo. Poi, ma se si non può cambiare idea? Si può cambiare idea? Ma guardi, no. Le idee le cambiano chi non ce l'ha. Ah, ecco, così lo dice, lo liquida in questo modo. Mi dice una cosa, perché ho letto oggi, tra i tanti commenti, ovviamente, che cosa? Sappiamo Renzi che è uno sparigliatore, con lui non si può stare mai tranquilli, lo sa Letta, qualcuno dice, attenzione, Conte potrebbe scottarsi, sappiamo che è un molto ambizioso. Oggi ho letto, quello di Renzi è un comportamento narcisistico da chi è incapace di accettare le proprie sconfitte? Come la pensa Crepè? Se parliamo di narcisismo bisogna parlare di qualche centinaia di parlamentari e senatori, non è certo l'unico esempio di narcisismo, mi pare che ce ne sia una quantità, io penso che ci sia qualche mio collega che lavora molto bene con questi soggetti, io non lo so, io penso che l'Italia si svegli con altri problemi. Di sapere che c'è un signore o un altro signore che si gonfia, dice non è interessato al destino di Renzi, ma stiamo parlando del 5% del 50%. Quindi stiamo parlando del 2.5% forse dell'opinione Italia. Io non faccio parte, cioè io mi occupo di altre cose, sì. Io vedo la sofferenza della gente che non si domanda cosa fa quello lì, se la senatrice ci va o non ci va, no, francamente io credo che ci siano ben altre cose, ma siccome non se ne può parlare, abbiamo parlato di signorine per 20 anni. No, poi abbiamo parlato di 44 bambini che bisognava sapere se gli davamo l'acqua o no. Questa è una vergogna. Questo è un paese che fa vergogna. E adesso l'altra cosa è domandarsi cosa fa, se va a cena, se non va a cena, se si incontrano, il coso della misericordia, tanto per essere toscani. Mamma mia, sì, ma un po' di serietà, ma un po' di serietà. Uno rimpiange rumor. Mai nella vita avrei pensato che di rimpiangere rumore. Allora, tengo ancora in caldo sia Borgonzoni sia Librandi, voglio andare a Corradino Mineo chiedendoti ovviamente da giornalista un po' una tua riflessione, no? Per esempio un titolo che oggi, perché quello che diceva che mi fa pensare, dice sì, le persone poi sono interessate a ben altri problemi. Vero. E però se Renzi in Senato può avere 15 senatori, può mettere a rischio la vita di un governo che dovrebbe fare cose per le persone. La metto così. Intanto ti chiedo, tu credi che Conte rischi, che poi il governo è ostaggio di Renzi? Sarà ostaggio di Renzi? Nell'immediato Conte non rischia niente, perché Renzi non conviene alzare il prezzo in questa fase, farà il bravo ragazzo nella prima fase del governo, poi si vedrà.
Il punto però è che questa politica non è illuminata da un pensiero da molto tempo. E non solo in Italia, devo dire, poi se vuoi ne parliamo. Siamo in buona compagnia. Se vuoi ne parliamo, sì, da, sì, Israele alla Spagna, alla Gran Bretagna. Però per quanto riguarda Renzi, la domanda che facevi, oggi ci sono due interpretazioni sui giornali. Una è quella del Corriere, che dice come lo scorpione che si fa traghettare dalla rana, siccome è la sua natura, morde la rana e poi annegano. E l'altra è invece quella della Stampa, che dice ha nelle mani il governo Conte. Ma in realtà Renzi è sempre stato questo. È uno straordinario tattico. Capisce quando è il momento di colpire, vede i punti di minore resistenza degli avversari che sono in campo, quindi sa anche dove colpire e colpisce. Dove vuole andare non lo sa. L'unica cosa che ha in testa è stata superata dalla storia ed è il ritorno a Tony Blair, cioè una specie di ordo liberismo per cui la sinistra gestisce la mondializzazione liberista e dall'altro lato ottiene diritti individuali. Cioè tu dici che questo non è un progetto di qualcosa che al momento non solo in Italia manca, cioè tra le due alle estreme, la destra e la sinistra, c'è spazio per, sì, un centro? Vedi, per punto è questo, ci sarà il centro. Non so se Bleriano, il centro, dire, un centro. Vedi, il centro era la caratteristica fondamentale del sistema bipolare anglosassone. Diceva Zucconi, le elezioni negli Stati Uniti si vincono con la mano nel portafoglio, si conquista il centro che modera i due schieramenti. Da un certo momento in poi il centro è impazzito perché, come diceva Crepet, credo di non fraintendere, ha paura del futuro, vede che il futuro dei figli è peggiore di quello dei padri e oscilla brutalmente. C'è una parte del centro che negli Stati Uniti diventa socialista o fortemente liberal, guarda le elezioni al Congresso, una parte che invece si fa sovranista e pro-Trump. E quindi, diciamo, come spazio individuabile non c'è. Ma soprattutto, si può tornare alla politica di Tony Blair? Secondo me è difficile, perché i due grossi partiti europei, dicevo che siamo in buona compagnia, socialisti e popolari, hanno fallito. Oggi se l'unica cosa che tiene nelle piazze è la protesta leghista della Le Pen, di Alternative for Deutschland, ma tiene, ma non vince. Ma non vince. Perché la maggior parte della gente non vuole che vadano al governo. Cioè, sì. In Italia ha vinto. Allora, un attimo, così non interrompiamo nessuno. Ma c'è tutte le elezioni. Sono europee. Devo andare in pubblicità tassativa. Ripartiamo da queste prime considerazioni. Facendovi vedere anche un video molto gustoso, che non è recentissimo, della Stampa, su 100 anni di divisioni a sinistra in Italia. Tra poco. Nel lontano 1892 nasce il Partito Socialista Italiano. Dopo meno di 30 anni, durante il congresso di Livorno, il partito perde un pezzo. Nasce così il Partito Comunista Italiano. Nel 1947 anche Saragat lascia i socialisti e fonda lo PSD, mentre nel 64 va via Vecchietti, che fonda lo PSU. Intanto i comunisti nel 1971 perdono il PDUP. Arrivano così gli anni 90. Il PCI, grazie alla svolta della Bolognina di Occhetto, si trasforma in PDS. Cossutta, Bertinotti e Ingrao non gradiscono, sbattono la porta e creano la Rifondazione Comunista. Dopo Tangentopoli, il PSI si trasforma nei Socialisti Italiani di Boselli e nel Partito Socialista Riformista di Cicchitto e Manca. Cicchitto va con Berlusconi, mentre Manca nel 98 ritornano i Socialisti Italiani, che nel frattempo sono diventati SD. Nello stesso anno D'Alema ammaina definitivamente la bandiera rossa e così il PDS diventa DS. Nel frattempo Bertinotti toglie la fiducia a Prodi, ma Di Liberto non ci sta e saluta Rifondazione, creando il Partito dei Comunisti Italiani. Intanto nel centrodestra si forma il nuovo PSI, mentre nel 2005 lo SD si allea con i radicali, creando la Rosa nel Pugno. Ma il progetto naufraga dopo le elezioni. Nel 2006 Ferrando, dopo aver lasciato anche lui Rifondazione, crea il Partito Comunista dei Lavoratori. Nel 2007 nasce il Partito Democratico, che ingloba i DS, i centristi della Margherita di Rutelli, i repubblicani europei e transfughi di Rifondazione. Mussi e Salvi però salutano i compagni e invertono le lettere, creando SD.
Intanto da Rifondazione si stacca la costola di SEL, capitanata da Vendola, mentre il Partito dei Comunisti Italiani nel 2009 perde il Partito Comunista di Rizzo. Nel 2011 il PD perde Rutelli, che fonda API, e nel 2014 da SEL si stacca LED, che nel 2015 confluisce in Sinistra Italiana. Chi? Una nuova frammentazione del PD critica nei confronti di Renzi. Nel 2015 anche Pippo Civati abbandona il PD e crea Possibile. Nel 2016 Rifondazione perde altri pezzi, che si riuniscono al Partito dei Comunisti Italiani diventando PC. Nel 2017 SEL aderisce a Sinistra Italiana diventando un partito. Chi? Allora, qui manca un pezzettino, cioè la nascita di Leo 1, Liberi Uguali e di Articolo 1, insomma, ma più o meno questo è il quadro, in verità, insomma, questa è una radiografia italiana, ma insomma la sinistra anche negli altri paesi ha avuto il suo da fare. Allora, vado dall'onorevole Librandi. Allora, onorevole Librandi, che è successo ieri sera a casa sua? Beh, c'è stata una riunione tra amici. E quindi abbiamo preso delle decisioni che saranno rese note. Oggi c'è l'ufficializzazione di questi nuovi gruppi, diciamo? Soprattutto tra alla oggi Camera. E domani. Diciamo. Oggi e domani. Sì, sì. Oggi e domani. I numeri che vengono raccontati sì. Sono più o meno quelli, 25 deputati e 15 senatori? Esatto, anche se ci sono altre persone in attesa di entrare, però per adesso è stato deciso così. Questo è più o meno l'assetto. Poi ci sono, perché insomma questo l'hanno fatto notare tutti, ci sono anche dei renziani doc, Lotti, Marcucci, che hanno deciso per il momento di restare nel PD, e qualcuno dice certo, sono le avanguardie di Renzi nel PD, così potrà orientare anche le scelte dell'ex partito ormai. Beh, sono, come ha detto lei, delle posizioni strategiche, quindi evitiamo di creare problemi nel Senato o in alcune città per i sindaci e di evitare sicuramente problematiche nel governo. Volevo anche rispondere alle cose che ho sentito prima. No, faccio subito, mi dice solo un'altra perché ci sono tante curiosità. Italia Viva, intanto vi facciamo vedere una foto che è molto girata in queste ore sui social, è la foto di un pullman, ce l'abbiamo, è la foto di un pullman, ecco, con Veltroni, l'Italia Viva, come dire, non è originalissimo il nome, questa mattina il governatore della Campania De Luca ha detto, guardate che Italia Viva l'ho inventato io, era il titolo di un'iniziativa sulla trasformazione urbana e sull'architettura moderna che ho organizzato a Salerno, quindi dice insomma non c'è niente di originale. Sì, ci sono anche delle liste civiche in giro che hanno più o meno lo stesso nome. Quindi, ma le piace il nome Italia Viva? Diciamo che poteva fare meglio, no? Non lo so, speriamo che ci dia fortuna, speriamo. Bisogna vedere come lo prendono i cittadini, speriamo che e lì voleva arrivare, così poi lei replicherà, cioè alla Leopolda credo ci sarà l'atto di fondazione, no, del partito, sì. Ma se lei mi dovesse dire in tre slogan qual è il programma di Italia Viva? Ma guardi, io credo che il motivo preciso per cui è stato creato questo partito, questo gruppo, questo movimento in questo momento è perché queste persone, che compreso me che siamo nel PD, tutti i giorni dobbiamo discutere con queste correnti, dobbiamo avere a che fare con queste correnti, che tra l'altro Renzi in uno degli ispezioni che abbiamo visto prima ha detto se io diventerò segretario cercherò, probabilmente non ce l'ha fatta. Quindi noi riteniamo che in questo momento storico, per me favorevole, perché io vedo sempre le cose dal punto di vista positivo, al di là di quello che dicono gli intellettuali o altre persone, l'Italia è un paese concreto, serio, è la seconda potenza industriale in Europa, quindi ci sono le persone che continuano a criticare gli italiani e l'Italia e altri che tutti i giorni lavorano e i risultati si vedono. Allora, in questo contesto c'è stato un pericolo che è stato evitato da Renzi, il pericolo del sovranismo, per i guizzi o per il fatto che è uno statista, perché è riuscito a cambiare la storia. Un mese e mezzo fa eravamo con un altro governo, adesso abbiamo un'altra situazione. Che cos'è questa situazione? Una situazione che ci porta a rientrare a pieno titolo in Europa. Oggi c'è Macron qui, domani ci sarà il presidente della Germania. Ma è un po' poco dire che Renzi ha lasciato il PD perché c'erano le correnti e quindi non si riusciva? Non è... Cioè, era stavo concludendo dicendo che
Le correnti ci fanno perdere tempo e noi vorremmo dare tanto al Paese che in questo momento, come stavo dicendo, ha ancora il pericolo di questo sovranismo latente, e quindi vogliamo tutti i giorni pensare a questa battaglia, poi a dare dei risultati concreti, perché il problema qual è? Il problema è che abbiamo creato una situazione nuova, ma i cittadini ci devono dare, ci stanno giudicando, quindi dobbiamo creare delle situazioni positive per il lavoro, per la sicurezza, per i migranti anche, che devono essere trasformati in una opportunità invece di un problema come è stato fino adesso, per l'innovazione, per i giovani in generale. Quindi noi vogliamo lavorare ma Conte per può il stare futuro. Sereno? Può stare sereno o no? Serenissimo. Tanto tutto quello che va in diretta lo registriamo, quindi poi la teniamo da parte questa sua dichiarazione. Serenissimo. Per il futuro. Allora, Lucia Borgonzoni, intanto ha visto, no? Questo non è più, è quasi un pentapartito a reggere il Conte 2, quasi, no? Anzi, forse lo è, perché c'è il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, c'è l'EU, c'è Italia Viva, c'è il MAI e gli italiani all'estero, insomma siamo quasi al pentapartito. Intanto lei, le chiedo un giudizio, sì, io volevo solamente dire una cosa, condivido quando Kerpè dice che gli italiani vorrebbero sentir parlare di temi concreti, però dall'altra parte voglio dire che è ovvio che davanti a una scissione del genere gli italiani si chiedono anche, ora il governo è in mano comunque a questo gruppo, sì, ai renziani, cosa che comunque in un quadro generale magari tutti avevamo già idea prima che si formasse anche il governo, che probabilmente questo sarebbe successo, si pensava addirittura che questa scissione potesse avvenire prima. È stata sorprendente, per cui magari se ne parla perché alla fine questo va a influire sui fatti concreti e gli atti concreti che questo governo metterà in campo. Dall'altra parte volevo dire che quando però andiamo a votare la Lega o il sovranismo, che io la chiamo democrazia, perché quando vota la gente e vota qualcuno può non piacere, qualcuno che viene votato, però è democrazia, si vede che dove governiamo, cioè, perché io voglio ricordare che la Lega governa tantissimi comuni, governa tantissime regioni, rivinciamo dopo, per cui vuol dire che magari qualcosa in pratica che piace ai cittadini, noi lo facciamo di quelle cose concrete che ci dicevamo prima. No, se i cittadini rivotano, io capisco che magari ci sia una parte di politica che ritiene il popolo caprone, che va indirizzato perché non è in grado di votare. Probabilmente c'è questa parte di politica e ce l'ho seduta qui di fianco. Io ritengo invece che la gente veda, no, perché dice caprone, raccontiamo bugie. Certo. Se ci rivotano, se noi in Veneto Zaia continua a vincere, faccio questo esempio, potrei parlare di tantissimi comuni, vuol dire che noi facciamo cose concrete che ai cittadini piacciono, non è che sono stupidi i cittadini. Bisogna un attimo non pensare che noi qui seduti siamo gli elevati che dobbiamo indirizzare e decidere se mandare al voto o no le persone a seconda se il loro pensiero per noi è giusto, quello che vogliono è giusto. La gente va a votare e decide dove va a votare. Per ora, nelle ultime votazioni che abbiamo visto negli ultimi anni, dove è andata a votare, ha scelto quello che lui chiama sovranismo, quello che è la Lega. Non a caso nelle regioni, proprio perché c'è questo timore e l'unico intento o preoccupazione invece che i temi della sinistra è quello di fermare la Lega, stanno cercando di fare un'unione la sinistra, e probabilmente magari con questa uscita di Renzi è anche più semplice, con un appoggio poi dopo esterno dei renziani, con il Movimento 5 Stelle. Lo vediamo in Umbria, ma lo vediamo lei, in Emilia Romagna, in Calabria. Ma presidente della Regione Emilia Romagna, quando si andrà a votare, il fatto che ci possa essere una saldatura tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, così come per il governo, lo vede come una difficoltà in più? Parlando proprio dell'Emilia Romagna, chi ha deciso di votare 5 Stelle buona parte sono elettori delusi del Partito Democratico, per cui al di fuori dell'accordo che può essere fatto su carta fra Movimento 5 Stelle e il PD, faccio fatica a pensare che l'elettorato possa andare a votare il Partito Democratico, che ha bocciato con il voto dato a noi, ma anche al Movimento 5 Stelle, parlando in specifico della mia regione. Poi stanno cercando di farlo in tutti i modi, tutti i giorni. Cioè il Partito Democratico addirittura però dice al Movimento 5 Stelle che Conte può essere a rischio se in Emilia Romagna. Per arrivare poi, come lei legittimamente aspira, a guidare la regione. Non è una difficoltà. Noi porteremo avanti i temi, e a votare per fortuna alla fine è sempre la gente e non solamente gli interessi di palazzo, dove
è possibile andare a votare. Poi, posso chiedere una cosa anche... a Crepè prima della pubblicità, no? Fermo restando tutte le cose che lei ci ha detto all'inizio, la politica resta leadership, cioè ci vogliono uomini forti, riconoscibili, l'elettorato vuole questo. Si votava Berlusconi e non Forza Italia, si vota Salvini probabilmente e non la Lega, la Meloni e non Fratelli d'Italia. È così secondo dal suo punto di vista o no? Beh, che noi siamo un paese di individualisti mi pare banale constatarlo. Siamo così, siamo persone straordinarie da soli. Poi quando ci mettiamo in gruppo facciamo delle cose terrificanti, come sono dei bravissimi professionisti, quando vanno allo stadio si trasformano in bestie. È un po' la metafora degli italiani, non riusciamo a risolvere i problemi per la gente, non c'è riuscito, non ci sono riusciti da decenni. Ma lei è rassegnato, cioè, il problema... No, non sono rassegnato, io non voto sì. Perché è un voto di protesta, io non voto. Cioè lei è quella parte degli italiani che non va a votare, sì, rientra in orgogliosamente, perché penso che il voto sia un premio ad una politica e a una leadership. Non avendo un premio da dare, me lo tengo in frigorifero per la prossima occasione. Non è che mi tappo il naso, perché ero ragazzo, bisognava tapparsi il naso. Sono stufato di tapparmi il naso, sono grande, non me lo tappo più. E quindi quando ci sarà qualcuno che mi convince, quando ci sarà qualcuno che mi dice che fine fa l'Italia, quando qualcuno mi dice che fine fa il Napoli Bari di treno, o la TAV che sarebbe non il Susa ma arrivare a Trieste in 3 ore e mezza, quando qualcuno mi risolverà questo problema, spero di non essere già morto, allora gli darò il voto. Ma siccome queste cariatidi io non le voto, perché queste camarille tra di loro non mi interessano, non fanno parte della mia cultura, io mi alzo e lavoro, faccio delle cose. Tutte le sere tiro una riga e vedo che cosa ho fatto, perché sono un professionista. E sono stufo di queste chiacchiere da bar. È come il calcio che si eccita quando c'è il calcio mercato. Non quando c'è una bella partita, quando c'è il calcio mercato. Allora, andiamo in pubblicità, poi dobbiamo tornare su varie cose, vari temi. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, a proposito dello stato di salute della nostra economia, è arrivato il dato dell'Istat sull'industria e il dato relativo a luglio, il fatturato, insomma i ricavi calano di mezzo punto rispetto a giugno di quest'anno e gli ordinativi registrano sempre a luglio un calo di quasi 3 punti, meno 2,9%. Vado da Librandi che fa anche l'imprenditore, questi non sono segnali ovviamente confortanti. No, c'è una crisi europea, mondiale, molto seria per varie ragioni che conosciamo e quindi tutti gli imprenditori sono preoccupati. Adesso abbiamo un problema di meno perché l'Europa unita, questa atmosfera diversa può creare più fiducia e io vedo molti imprenditori che sono più tranquilli, stanno pensando di spingere per gli investimenti, perché alla fine che cosa succede? Bisogna trovare un nuovo mercato quando ci sono queste crisi. Il nuovo mercato qual è? L'Africa. Quindi dobbiamo cercare di instaurare con questo paese una strategia di, come posso dire, di attivarla tramite i migranti che noi potremmo istruire a farli diventare degli imprenditori, dei piccoli commercianti, delle persone che hanno delle fattorie, che hanno delle attività e fare in modo che l'Africa diventi il nostro futuro economico. Vi faccio un esempio preciso. Cioè un solido partner economico commerciale. Certo, vi faccio un esempio. 25 anni fa gli immigrati chi erano? Erano i marocchini. Magari adesso ce n'è ancora qualcuno, ma non sono spariti dai barconi, perché stanno bene in Marocco. L'economia, il PIL pro capite in Marocco è soddisfacente, l'investimento sulla salute
molto forte, e il re e il Parlamento marocchino stanno investendo tantissimo per fare crescere questo paese. E loro comprano tantissimo dall'Italia, il partner ideale. Quindi poi ci sono altri paesi, in questa situazione sta arrivando il Senegal, il Camerun, ci sono dei paesi che possono, diciamo, rappresentare il nostro futuro, se noi gli diamo una mano dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista umano, dal punto di vista anche di insegnargli qual è la democrazia, come devono fare dove sì. hanno problemi di guerra e problemi di, diciamo, di tiranni vari che non permettono sviluppo sociale. Allora facciamo così, visto che hai introdotto questo tema, adesso torno a Borgonzoni ma anche da Mineo. Oggi arriva in Italia, non so se adesso vado a memoria, se sia il primo leader europeo che incontra il Conte, primo. No? Macron, il presidente francese Macron. Se viene in Italia è il primo. È il primo, vedrà il presidente della Repubblica Mattarella, cenerà col premier Conte, ci sono molti temi sul tappeto, diciamo, nei nuovi rapporti tra Italia e Francia, ovviamente la situazione in Libia, lo si accennava prima, anche l'accordo, no, che riguarda l'alleanza Fincantieri e i cantieri francesi, insomma ci sono dei punti ancora in cui i due governi si devono mettere d'accordo, e c'è la questione dei migranti. L'arrivo di Macron è stato preceduto da dichiarazioni, diciamo, molto distensive da parte dei ministri francesi, grazie, insomma, come diceva prima Librandi, al nuovo governo, un'atmosfera che è cambiata, le reazioni dei mercati e dell'Europa, insomma, le conosciamo. Vi vogliamo però riproporre che cosa? La guerra che c'è stata, perché in altro modo non si può definirla, tra Salvini e Di Maio e il governo francese durante, appunto, l'esecutivo giallo-verde. Era un po' su tutto, a partire dai migranti, sulla TAV, la visita di Di Maio ai gilet gialli che fece infuriare Macron, ci fu il ritiro anche dell'ambasciatore, no, temporaneo, dell'ambasciatore francese in Italia, anche il franco FCA, cioè la moneta certo. francese in Africa. Vi sentiamo Di Maio. Caro Presidente Macron, noi non ci conosciamo, non abbiamo mai avuto l'opportunità di conoscerci, ma voglio approfittare della potenza del web per inviarle questo messaggio. Circa l'80% dei migranti che arriva in Europa passano per l'Italia. Lo Stato francese sta violando i diritti umani, respingendo minori che per i diritti internazionali dovrebbero restare in Francia. Se avesse fatto la Le Pen, tutta Europa starebbe gridando alla xenofobia. Ma lo fa Macron, e non voglio difendere la Le Pen, ma lo fa Macron e nessuno in questo momento prende una posizione forte verso quel paese, la Francia, che tra l'altro ha bombardato la Libia, ha destabilizzato l'Africa continuando con le sue politiche colonialiste e adesso ci restituisce anche i migranti. Alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie, perché così vanno chiamate, africane, che sta impoverendo, sarebbe la quindicesima forza economica mondiale. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare tutti quei paesi come la Francia che stanno impoverendo gli stati africani e stanno facendo partire quelle persone. È andato in Francia a incontrare i gilet gialli e questo ha fatto infuriare la Francia. E non capisco perché si siano infuriati, visto che Macron continuamente ha contatti con i nostri partiti di opposizione come il Partito Democratico. Qual è la differenza? Non vado a cercare un'alleanza politica con Macron. A me dispiace che Macron l'abbia vissuto un po' come lesa maestà. È giusto che una forza politica che non condivide le linee politiche di En Marche abbia la possibilità di parlare con un'altra forza politica che si presenterà alle elezioni europee. Noi siamo sempre stati contro e continuiamo ad essere contro un'opera che si chiama TAV Torino-Lione, perché è un'opera che sostanzialmente rappresenta un regalo alla Francia e a Macron. Il saldo è un regalo di 2,2 miliardi di euro alla Francia. Allora, guardiamo Mineo, adesso Di Maio è il ministro degli esteri di uno dei paesi più importanti d'Europa, l'Italia, che si deve rimangiare tutto quello che ha detto. Ma se l'è già di fatto rimangiata, ha appoggiato addirittura la von der Leyen nel suo tentativo di diventare il più importante rappresentante dell'Unione Europea. La registrazione che avete proposto agli ascoltatori è la prova del fatto che era inevitabile che il governo giallo-verde
fallisse, perché il dato politico della situazione europea è che l'Europa è costretta a cambiare. L'Europa è stretta da una guerra commerciale di Trump contro la Cina che porta in Europa a recessione, colpisce l'industria tedesca e per quota parte quella italiana, è stretta da una politica nei confronti della Federal Reserve di Trump che vuole usare il dollaro per, come strumento dell'America First, e questo significa un attacco alla moneta e all'economia europea. E di fatto sta cambiando, cioè i tedeschi sono costretti a investire 50 miliardi mentre il surplus saranno tenuti da parte e i benefici di questi 50 miliardi vanno da noi. Macron non è lo stesso del tempo passato, è andato addirittura ad aprire un fronte con Putin, e ora meglio che Salvini, no? L'ha aperto lui il fronte con Putin, poi c'è stato anche lo scambio di prigionieri in Ucraina, e ora è disposto a credere nel governo italiano. In sostanza l'Italia alla fine ha bisogno di questa Europa e non può rischiare di fare da sola, perché da sola nel confronto globale sarebbe pochissima cosa. Da questo punto di vista si apre una fase nuova. Dopodiché, permettimi di aggiungere, non è che l'instabilità, le difficoltà, le ridicolaggini, come ha detto qualcuno, non io, italiane, siano solo italiane. No, il Macron che arriva oggi a Roma è un'altra persona. Allora, ha sbattuto rispetto al Macron incoronato dai ha francesi, sbattuto il muso così contro i Gilets Jaunes, sì, no? E ci ha messo tanta acqua, sì, nel suo vino. Però è sempre l'uomo della finanza, quindi vuole la riforma delle retrette, delle pensioni. E lì è difficile. E però ci sono stati già scioperi, manifestazioni. Sì, ci sono, ci saranno, sì, quindi sbatte di nuovo, sì, lì. E è intervenuto ieri in Francia dicendo che sui migranti la linea sarà durissima. Ha detto queste frasi che sembrano sarebbero potute essere dette dalla Bergonzoni, cioè ha detto: i borghesi non hanno il problema dei migranti, mentre i proletari sì, allora noi proponiamo una linea inflessibile. Infine ti faccio sapere che sono stati assolti a Lione, un tribunale, poi si parla degli tribunali italiani, ci sono anche tribunali francesi, i décrocheurs. Sai cosa sono i décrocheurs? I décrocheurs sono delle persone, in genere ecologisti, che hanno avuto un ottimo risultato alle elezioni, che staccano le immagini del Presidente della Repubblica dai municipi perché non ha una politica ecologica. Quindi c'è una fortissima instabilità. Se io dovessi fare la sintesi, e finisco, direi che l'Europa sta profondamente cambiando, senza però una linea che la guidi nel cambiamento. Però ti voglio fare, diciamo, la domanda la faccio a Lucia Borgonzoni, ma l'Europa sta profondamente cambiando, cambierà molto e sarà in linea di discontinuità, per esempio penso alle politiche economiche con quello che è successo nel passato, anche perché c'è stata la leva formidabile dei sovranisti, cioè Salvini potrebbe dire: guardate che se l'Europa ci darà più flessibilità, se succede tutto questo, e grazie anche a noi, grazie anche a me in Italia, è un po' perché non lo dice? Perché non usa questa arma? Io prima però volevo solamente fare un appello, sì, a chi ci ascolta, soprattutto se sono giovani, che votare è una cosa importante. Perché, rispetto a quello, no, diceva Crepè rispetto prima, a quello, sì, che è stato detto prima, non vado a votare, perché sì, non votare vuol dire che scelgono gli altri, sì, e chi ti governa comunque va a incidere su qualunque cosa della tua vita. Quando si diceva da lavorare e a fine giornata, sì, guardo quanto è incassato, come ho lavorato, se ho fatto bene, un governo che ti tassa di più o di meno cambia ovviamente sul tuo, sì, lavoro, dubbio, una sanità di un certo tipo che ti taglia servizio, che te ne dà, ovviamente incide sulla tua vita, per cui votare è una cosa importantissima. Fondamentale è, prima che si diceva, aiutare il continente africano. Questo, ovvio, noi soldi per la cooperazione li abbiamo rimessi, ci vuole sicuramente una strategia europea, perché l'Italia da sola non può aiutare ovviamente il continente africano, però l'Italia deve smettere di appoggiarsi solamente su quello che è l'esportazione, perché abbiamo visto cosa è successo con la Germania. Poi quando è in difficoltà, ovviamente uno Stato... infatti ci diceva, bisogna cercare nuovi mercati. Sì, però per anche quello, se vado in un nuovo mercato, la cosa fondamentale che io devo fare è il mercato interno, riuscire a muovere il mercato interno, cioè, e per questo ad esempio la questione della tassazione è uno dei motivi di lite che c'è stato con il Movimento 5 Stelle, sì, che ora fa quasi sorridere perché molte cose che con noi erano no, ora sono diventati tutti sì, con il Partito Democratico, per cui probabilmente erano dei no dettati proprio alla Lega, sicuramente no, per rompere, esatto, per rompere non con ci la sarà Lega flat tax. No, flat tax addirittura, proprio vogliono eliminare, come, evitare, sì, quella a inizio del prossimo anno che doveva arrivare a 100.000 euro, sì, fino a 100.000 euro.
sicuramente anche particolare un'Europa che appena questo governo, no, prima che questo governo addirittura si formasse senza sapere da chi era composto e senza sapere le linee che avrebbe preso, ha detto immediatamente ok, con voi avremo la manica molto, molto più larga. Questo è sicuramente particolare, fa capire come il problema comunque qualcosa in Europa, nel rapporto con l'Europa, tutto. Cioè, lo dico banalmente, per una forza politica come la vostra che vuole cambiare fortemente l'Europa, la metto così, quindi lascio da parte le tentazioni no euro, no Europa, eccetera, che vuole cambiarla. Perché poi abbiamo sempre bisogna... detto noi la sì, certo. No euro. Per cambiarla bisogna farlo forse in un altro modo, o no, le chiedo. Sì, allora, sicuramente però c'era un problema di base con l'Europa, che non gli andavano bene i provvedimenti finanziari e sulla questione immigrazione, perché ora noi parliamo dell'immigrazione, io voglio ricordare che anche Alfano erano state promesse le stesse cose, ridistribuzione, sì, prenderemo, e non sono state fatte, così come gli sbarchi che sono avvenuti in Italia, le volte che abbiamo detto ok, crediamo all'Europa per la redistribuzione, poi sono rimasti lì perché dall'Europa venivano, sì questo aspetta che lo riguardo, guardiamo cosa succede, poi dopo sono tutti rimasti qua. Per cui sono le politiche che volevamo mettere in campo che erano un problema per l'Europa. Con questo deficit, stato... diciamo, anche per fare la flat tax bisognava, no? Aumentare sensibilmente il rapporto deficit-PIL, cioè, quello è uno dei motivi. Sono stati contestati anche investimenti addirittura. Io voglio ricordare nella manovra, quella dell'anno scorso, ci venivano contestati anche gli investimenti, per cui cose che comunque avrebbero riportato indietro del denaro. Quando si parlava addirittura delle infrastrutture, prima dicevano delle infrastrutture. Poi ricordo che un grande problema, visto che prima... lo diceva sulla questione delle infrastrutture, è stato che noi dopo una lunga battaglia siamo riusciti a arrivare finalmente a quali dovevano partire, e quando il governo comunque è saltato da 2 mesi e mezzo Conte aveva in mano questo elenco di opere che andavano commissariate per farle partire e non lo stava facendo. No, tanto che poi nelle tante ricostruzioni dopo questa crisi d'agosto qualcuno ha detto in verità Salvini non era contro Di Maio, ma aveva capito come si muoveva il Premier il problema era con Conte, tanto che ha proposto a Di Maio di fare il Premier in abbiate una seconda pazienza, fase. C'è una differenza di fondo fra proporre la flat tax e proporre la riduzione del cuneo fiscale, che significa dare uno stipendio in più ai lavoratori. Cioè, sono strategie diverse, alcune sono compatibili, altre non lo sono, e questa è la prima questione. Seconda questione, non è che l'Europa cambia verso perché è diventata buona, cambia verso perché è stretta in una morsa, e tu devi cogliere questa opportunità, sì o no. Terza e ultima questione, guardate che il nostro elettorato non ha scelto il sovranismo, nazionalismo, cioè, chiamiamolo così, radicale della Le Pen o di altri. Diceva la Bergonzoni, noi vinciamo nelle regioni, perché politicamente è vero, però è anche vero che le leggi regionali premiano chi vince di un voto, e sono leggi che funzionano quando c'è un sistema bipolare, quando c'è un sistema tripolare funzionano di meno, e infatti si parla non a caso di una desistenza o di un'alleanza fra due altri PD e 5 Stelle. Quindi mi pare che la difficoltà sia generale e che nessuno vinca in questo momento. Adesso riprendiamo anche il tema, poi qui aleggia sottofondo il tema della nuova legge elettorale, ma questo è un altro discorso. Tanti temi. Paolo, buongiorno, Paolo Sottocorona. Buongiorno. Ti chiedo come sempre grande sintesi. Bene, la sintesi è che dopo tanto sole, questa mattina qualche nuvola c'è. E vedete che prende in parte il nord, e questa non è l'ultimissima foto, però era interessante perché c'è la traccia di un temporale proprio davanti alla laguna di Venezia, proprio dove il modello ieri aveva messo i fenomeni un po' più intensi. Adesso in realtà questo temporale si è spostato un poco verso il largo. Poi ci sono altre nuvole che arrivano da ovest con meno effetti, nel senso piogge, però le due insieme qualcosa lo combinano. E nella prima parte della giornata, in realtà fino a calcolato fino alle 14, ci sono già delle piogge, anche se in prevalenza debole, che si affacciano sulle regioni settentrionali, solo nuvole al centro-sud. Nel pomeriggio, serata, queste piogge cominciano a presentarsi anche sulle zone del centro.
La parte occidentale, vedete il giallo di qualche fenomeno un po' più intenso, ci potrà essere appunto nel pomeriggio. Come evolve questa situazione? Domani ancora delle piogge al nord, ma in attenuazione, mentre al centro e al sud peninsulare perlomeno abbiamo nuvole, piogge e anche qualche fenomeno più intenso, quindi anche qualche temporale. La giornata di venerdì vede una forte attenuazione di questo maltempo che riguarderà solo Calabria e Sicilia, ma a ovest è piuttosto grigio, quindi insomma non ci aspettiamo troppo dal fine settimana. Chiudiamo con una foto curiosa che ci ha mandato Lorenza: quando non sapete da che parte andare, alzate gli occhi al cielo e Photoshop o no che sia, ma prendiamolo per bene. La gente si tinge i capelli perché non possiamo colorare le nostre foto, questa freccia. Visto che noi scriviamo da sinistra a destra, dice tornare indietro, andare a capo, mettiamola così. Grazie, qualche minuto e torniamo qui. Vi do un paio di notizie importanti. Intanto è cominciato a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati. Poco fa il Premier Conte, rivolto ai leader di CGIL e CISL e UIL, ha detto remiamo insieme per il bene del Paese. All'incontro partecipano anche il neo ministro all'economia Gualtieri e la neo ministra al lavoro Nunzia Catalfo. Poi domani gli iscritti al Movimento 5 Stelle residenti in Umbria saranno chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati che formeranno la lista del Movimento 5 Stelle per la regione Umbria. A proposito di quello che si dice, noi in Umbria si vota il 27 di ottobre, è il primo voto regionale molto atteso, Salvini l'ha fatto capire bene, lì ci misureremo, ci conteremo e vedremo insomma come stanno le cose. Questo in attesa che ci possa essere, ma ancora non lo sappiamo, il tempo è poco, un accordo su una giunta tecnica tra Movimento 5 Stelle e PD, insomma fuori politici, e lì se ne può parlare. E queste sono insomma le notizie che vi voglio dare. Voglio ripartire da Gianfranco Librandi per chiedergli una cosa, perché prima lo stavamo dicendo, poi non so se per colpa mia l'ho interrotto. L'obiettivo elettorale, non parlo di percentuali, cioè chi dovrebbe votare e perché Italia Viva? Lo dico perché ieri ho letto un tweet molto curioso, ma insomma interessante, di Mara Carfagna, che ha detto, parliamo di Forza Italia, la scissione del PD non è un problema solo a sinistra, Forza Italia rischia di dover competere nell'area moderata, area moderata, con un partito che trae origine da tutt'altra tradizione politica, è un fatto nuovo e si somma all'opa ostile di Salvini e di Fratelli d'Italia sul partito di Berlusconi. Dobbiamo riprendere a fare politica subito, dice Mara Carfagna. Che vuol dire? Ce lo spiega Librandi? Prima le dico questo, che non ho letto in nessun giornale, quindi è una cosa che non è stata detta. Ieri sera Matteo Renzi ha detto il nostro obiettivo è quello di battere il PD nei voti, naturalmente. Di battere il PD nei voti? Con il tempo, prendere più voti del PD. Quindi che è al 20-21%, questo diciamo è il target futuro di questo gruppo. Vabbè, ambizioso. Ambizioso. Guidato da Renzi, non potrebbe essere. Magari a svuotare il PD, però non avete calcolato. Questo è altro discorso. No, assolutamente. Noi speriamo che il PD cresca in maniera importante per dare una mano al Paese. E se vogliamo parliamo delle situazioni del Paese attuale, perché ho sentito prima che si dice l'Europa sta cambiando perché Salvini ha cambiato l'Europa. Scusa. Però l'Europa certo, con l'avanzata sovranista che non ha conquistato e cambiato l'Europa, forse deve fare i conti. Ma io credo che l'Europa sta cambiando perché, al contrario di prima, l'Europa si rende conto che sono cambiati gli interlocutori, perché non ci sono più gli economisti che volevano uscire dall'euro, tutti i giorni minacciavano queste cose, piano B, piano A, non ci sono cosa più però che io voglio chiarire, le proposte. Lega non abbiamo mai detto di uscire dall'euro. No, Borghi era il presidente della commissione bilancio, lo diceva in tutte le riunioni, ce la metteva tutta, anche l'oro statale si voleva impossessare anche di questo. Detto questo, poi i provvedimenti che sono stati presi, tipo quota 100, che
costeranno agli italiani 63 miliardi, gli altri fanno, gli altri, cioè i tedeschi e i francesi sono molto attenti a queste cose. E gli altri provvedimenti tipo la flat tax proposta da questo Siri, che è una cosa veramente distruttiva dal punto di vista sia dell'efficacia economica sia dal punto di vista sociale, perché premia solo coloro che hanno più soldi, è stata fatta in tanti paesi molto piccoli, abbiamo, non c'è un paese, anche in America. No, c'è in qualche stato dell'America, non Russia. C'è in America. Tutti piccoli. Tutti stati piccolissimi. Piccoli. A me sono va bene stati tutto. Uno può dire, non condivido, Abkhazia, non cioè, condivido se vuoi dove c'è. Le politiche, però, non condivido. Sono 40 gli stati dove c'è. Però, 40, come dire, l'esigenza 40 di uno stati. Shock fiscale di qualche tipo in Italia è sentita molto. Sì, la prima cosa che abbiamo detto è di abbassare il cuneo fiscale. Quindi questo è quello che si aspettano i cittadini. Detto questo, io direi che l'Europa... L'Europa è molto attenta a questo fatto, infatti lo spread è diminuito tantissimo, sì. Cioè prima tutti i giorni controllavamo lo spread, adesso controlliamo anche adesso, cosa fa questo spread che diminuisce, perché i mercati hanno fiducia in questo governo, ci fa risparmiare tanti interessi sui titoli di Stato, quindi... L'Europa, la Francia, domani cioè, ci sarà il presidente Steinmeier tedesco, che anche lui viene qua con la stessa proposta. Mm. Condividiamo i migranti, facciamo un progetto insieme. Questo però fa dire facile a Salvini, no, il governo scusi, no, prima, è però diretto da Francia e Germania. Mi permetta, prima questi stessi governi avevano invitato decine di volte Salvini a cambiare l'accordo di Dublino e lui non ci andava. Capisci? Quindi è cambiato tutto, sono cambiate le persone. Noi vogliamo andare a lavorare, cioè non a picchiare i pugni sul tavolo, noi vogliamo con umiltà e serietà portare le nostre istanze e risolverle. Questo è quello che succede. Per quanto riguarda l'inizio della domanda, chi ci voterà? Speriamo coloro che vedranno che i nostri sforzi saranno coronati con dei concreti risultati. Poi è chiaro che ci rivolgiamo anche magari... a quelli che sono vicini alla Garfagna, cioè lei ha detto questa cosa, forza, e quindi... diciamo gli elettori, poi quelli che ancora votano e quelli che non votano più Forza Italia, diciamo... Ma io gli posso chiedere perché va via dal PD? Arrivo. Perché le cose che ha detto Librandi, sono tutte le cose che dice Zingaretti, come mai allora vanno via? Allora, un attimo, adesso ci arrivo, però fatemi chiedere una cosa, devo dare la replica a Lucia Borgonzoni, però devo chiedere una cosa a Crepè, sulla scia... Fatta la premessa che lei ha fatto sulla politica, diciamo, dando per acquisito tutto questo, le chiedo, a proposito dello sbocco elettorale di consenso per questo nuovo partito di Renzi, può giocare un ruolo non positivo dal punto di vista dei consensi il fatto che lui resta antipatico a molti, no? Cioè, poi in Italia non si perdona, no? C'è un rancore che forse non perdona l'antipatia, cioè... Questo è stata una felicissima intuizione di Oscar Farinetti, Renziano della prima ora, che Renzi si ricorda, perché gliel'ha detto alla Leopolda, ma non ha preso gli appunti, che ha detto state attenti perché stiamo diventando antipatici. È profezia che si è avverata dopo alcuni mesi. Perché? Perché non si ascolta, sono tutte battute, sono tweet. Capisce? Che se la politica è un tweet, dura un secondo. Allora, il fatto di essere antipatici è una cosa di grandissimo rilevanza, perché vuol dire che non sei empatico, non hai relazione col pathos. Il pathos è la quotidianità del cittadino. Però non si può piacere a tutti. No, non si può piacere a tutti, ma bisogna provarci, almeno. Perché con la spocchia vinci una sera, ma perdi la vita. Ma in questa classifica lei chi mette per primo dei politici italiani? No, non ci sono persone... Io personalmente vorrei una persona carismatica. Io cerco
un uomo e una donna... Che non è alle viste, dice lei adesso. No, non ce n'è manco uno. No, cioè, ma è più di persone straordinarie, ma fanno altri mestieri. Allora, per me carismatico è Renzo Piano. E Renzo Piano non è Matteo Renzi. È Renzo Piano, è uno che in tutto il mondo è amato. Perché? Perché è umile, perché ascolta, perché sa fare bene le cose. Perché ha lavorato tutta una vita. E allora, bisogna... Per cambiare questo paese bisogna saperle le cose e avere anche un po' di coraggio, un po' di creatività. E allora dico ai signori che sono qui, che fanno la politica, l'economia basterebbe mettere un po' più di carte di credito. Basterebbe mettere un pochino più di carte di credito. Matteo Renzi ha portato il cash a 3.000 euro. Questo è un regalo. È un regalo, sappiamo bene. Chi se ne giova dei 3.000 euro cash? Questo neanche in un paese del quinto mondo. In America vai al bar, a Parigi vai al bar e paghi il caffè con la carta di credito. E il barista paga le tasse. No, c'è la seconda parte. 15.000. No, scusi, finisco. 15.000 in Germania. Finisco. Il barista paga le tasse. E se paga le tasse, e tutti i baristi, e tutti i dentisti, e tutti quanti pagassero le tasse, io saprei chi aiutare e chi no per mettere un bambino gratis nell'asilo. No, ma questo è un capisce grande, capisce la conseguenza politica? A me sembrerebbe fondamentale. Digitale, non so, rispondo su due cose. Sì. Una, migranti. Noi l'Europa quello che chiedevamo ovviamente era un controllo dei confini per una gestione diversa dell'immigrazione e una ridistribuzione. Qua stiamo parlando di una ridistribuzione, come si è parlato finora e come si parlava ai tavoli d'Europa, dei richiedenti asilo che avevano avuto lo status, per cui rispetto a quelli che arrivavano, e qua così faccio una precisazione, non c'entravano i migranti economici, dal Marocco, il Marocco è ancora fra le prime 10 nazionalità e la prima è la Tunisia, da 2-3 anni, per cui nazioni dove non ci sono guerre, nazioni che prima Librandi aveva detto rimangono tutti là, non è vero, per cui qua stanno arrivando, la gestione dell'immigrazione ovviamente come la voleva la Lega non era accettata, in parte qualcosa si è riusciti a farlo passare in Europa, però non andava bene l'Europa. Sì. Sulla questione dei provvedimenti legati ad esempio alle tasse, alla tassazione, non andavano bene neanche quelle all'Europa, la direzione che noi stavamo prendendo, e non andavano bene neanche ovviamente alle persone, come avevamo visto il Movimento 5 Stelle, che avevano fatto un accordo di governo insieme a noi. Voglio anche dire a Crepè, non abbiamo problemi perché il nuovo governo addirittura ti tasserà due volte sui tuoi soldi, perché se andrai a fare un prelievo in contanti vogliono tassarti anche quello. Questo problema, con loro non ci sarà più, perché loro andranno a tassare due volte i tuoi soldi. Allora, questo io lo ritengo da quinto mondo. Un attimo, Mirta, buongiorno, eccoti. Allora, ciao Andrea. Allora, oggi proprio il day after la Renxit, l'uscita di Renzi. Parleremo di quello. Saremo nei palazzi, saremo a Palazzo Chigi, dove c'è una riunione molto importante, ma anche nel paese. Torniamo alla Whirlpool, torniamo alla Embraco, e nei luoghi del lavoro. E poi ci chiediamo che succede adesso, lo facciamo con un grande parterre: Massimiliano Romeo, Giorgio Goritz, Peter Gomez, Francesco Borgonovo, Maurizio Molinari e ancora Marco Furfaro, Claudio Velardi, Ernesto Peatoni, Simonetta Agnello Horbi, Roberta Lombardi e Goffredo Buccini. Vi aspetto. Allora, solo posto in piedi. Grazie a Mirta Merlino. Conte, incontrando i sindacati, ha ribadito le priorità del nuovo governo: alleggerire la pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, nuovi investimenti verdi, un piano strutturale di interventi per il Sud. Queste sono le priorità del governo giallorosso. Non posso dare replica a nessuno perché abbiamo finito il nostro tempo. Grazie, spero che torniate quanto prima a trovarci. Ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Adesso c'è la rete che tira, grazie.